Siamo a noi, perché io mi sono accorto, non so voi, io mi sono accorto che c'è stato carnevale. Sì, veramente la settimana scorsa mi è passato inosservato. Sì, io l'ho vissuta in quanto genitore. Ecco, vedi le mascherine per i bambini. Io fortunatamente ne sono uscito. Eh, tu ne sei uscito. Io, vabbè, prima o poi ci arrivo io, però per ora no. Però, gente, ti sei mascherato, mettete la mano, questa faccia, questa faccia mi devo pure mascherare. Io ho notato una cosa. Io ho provato a fare. L'anno scorso, invece, ci siamo un attimo concentrati sui costumi di carnevale, quelli cinesi, i mi ricordo supereroi quelli taroccati Male Ecco, veramente delle cose meravigliose. Io me li volevo comprare i costumi Solo per, per averli a casa E indossarli durante un, un live un, un live dei Camalonte eh, <ride> Dei 99 Camalonte Però insomma, invece eh, Quest'anno mi sono un attimo soffermato eh, su, Sugli scherzi Perché negli anni Almeno quel, per, quel, per quanto io possa ricordare Gli anni 70-80 eh, eh, il carnevale era proprio una cosa Bravo, cattiva. Hai ragione. Comperava la pensato. fialetta. Era una cosa veramente cattiva. È vero. Era, ormai era che solo maschera, costruire. le uova marce sulle macchine, capitalismo in su sì. costume. Una volta era bello violento. Eh, L'autobus più sfigato di solito era l'uno che si faceva da, da, da Pescara Nord da Montesilvano praticamente fino a Francavilla ed era completamente bianco. Una volta gli autobus sì, a Pescara farine, erano arancioni. E poi andava in parallelo col 38 che era un altro bello bianco bersagliato. Esatto. GTM. Eh, che erano no, una volta era la GG la gestione Gessione governativa. Ah, gestione governativa. Eh, una roba eh, eh. veramente erano completamente eh, impanati. Eh, <ride> erano impanati. Che bel nome però gestione, gestione governativa. governativa. Dai. Eh, sì, però. Era una cosa. <ride> È un bel nome. Faceva una cosa un po' ventennio Ma sì, <ride> no, no. gestione governativa. No faceva un po' sovietico. <ride> gestione governativa. G governativa. Roba di stato. Esatto. Eh. Allora ho cominciato, eh, mm. mi avete già dato un paio di, di spoiler sul, su alcuni scherzi perché è una cosa veramente terribile. E ho voluto intitolare Questo diciamo nostro, eh, questa carrellata: un po' di, eh, degli scherzi, delle cose, I peggiori anni della nostra vita perché avevamo paura di uscire di casa. So, Citando il poeta, ce ne ricordiamo qualcuno, anni, quindi Carnevale anni 80, edition 80 eh, la prima cosa: questo, questo sì, lo, eh allora la scala è questa da, dal meno cruento al più cruento cioè, questa, quindi, sì, dal, dal più io. leggero quindi questa è una cosa innocua era, se ti capitava questa era andata bene era, però è, è ribullizzato per tutta la mattinata a scuola perché passavi come scorreggione era il cuscino eh, riempito d'aria che quindi quando tu ti tu si, sedevi sopra emetteva Esatto, quella roba là, io, io quanti lo, di io, voi? Io lo facevo dal vivo, quindi a me non mi ce lo mettevano. Ecco, quelli. voi ci siete mai cascati seduti. <ride> sì, su. questo è anche anni '90, eh. Sì, sì, poi questo. Uff, ne ho avuti no, no, ma... Esatto, si trova ancora sui beta, tranquillo. Su Harry, eh, sì. no, più che cascaccio l'ho fatti. L'hai fatti. Quindi tutti quanti possiamo dire, ok. L'ho fatto, sì, oh. l'ho fatto proprio. Poi piano fa. piano, l'ho fatto, bella! <ride> bella, bella, bella. Piano piano, altre cose. Alt, assuta, questa è pure una cosa assolutamente non cruenta, ma era molto in voga negli anni 80: era la finta sigaretta. Sì, 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 sì che tu la fa facevi finta di spegnerla contro la persona, perché aveva anche un mini led. Ah. Cioè, era accesa, sembrava accesa. Oppure aveva una carta stagnola arancione sì, che la con il riflesso okay. del... Uh... Invece noi del, del 90 avevamo la sigaretta che però tu dovevi soffiare. Eh, esatto, sì. Soffiavi e ti usciva una polvere. La polvere. <ride> sì, 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 soffiava. No, sì, sì. Per regolare il fumo dovevi soffiarla, me la ricordo. Esatto, poi esisteva, io adesso... Ehm, <ride> non Brutta, Mi è venuto in mente adesso, mentre tiriamo fuori questa roba delle sigarette finte. Eh, stop, eh, che praticamente c'erano anche quei triangolini mini esplosivi che erano gli scoppietti che tu ficcavi dentro la, la sigaretta vera normale, bem, bem. offrivi la sigaretta, quello Come si accendeva e gli scoppiava in bocca. Vabbè, questa... Andiamo avanti. Tutte cose per niente tossiche. tra <ride> Eh, ma eh. Qua, qua infatti ci arriviamo a sto discorso. Allora, questa, vabbè, oh boh, ne abbiamo appena parlato. Questo era lo scherzo per noi morti di fame, farina e uova, farina e uova uovo. basic Uo proprio basic. proletari, però le uova, quelle che erano Uove... rovinate perché se no. erano quelle buone, la mamma te me ne... Sì, Però, cioè, quando mai negli anni 80, 70 ci stavano le uova marce rovinate? Se andava all'alimentari si comprava che ci sì, stava. No, erano uova 500 lire, un cartone a 6 uova. Ah, ecco, la farina l'ho beccata spesso addosso. Ecco, la farina era proprio una le uova eh, scappavano perché negli anni 80 l'opulenza, sì. il gra, cioè, col. Cacchio, se fai beh, boomer, bo è il periodo eh, del boomer, no, boom. come diceva il poeta, si mette la farina nei fili cioè. esattamente. questa è proprio, me, mi ricordo proprio per terra a Piazza Salotto: proprio uno schifo. Cioè, se tu ti rotolavi per terra a Piazza Salotto a carnevale, proprio, tornavi a casa, mamma ti metteva sopra <ride> la padella. Ti, ti tu, immagina, tu immagina ah, quanto ah, erano ah, buone le pizze delle pizzerie adiacenti nei giorni seguenti. Ah, 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 ecco, infatti, vedi, Marco. Non pagavano. Infatti, giustamente, Marco dice: una volta il carnevale era come la notte del giudizio. Altro che lo schiuma padre. Te le facci scontare cioè, per proprio, un anno. Una cosa terrificante. Andiamo avanti, vediamo. Uh, saliamo uh, di grado nell'essere, nel, nell insomma, nella dannosità. Questa è la prima. Le caramelle all'aglio le oh, hanno no, mai provinate. No, sì, no, io, no. Quelle sì. ancora oggi esistono. Eh. Non disponibile, però eh. Non disponibile no, oggi, sulla piattaforma. <ride> oggi c'è invece una cosa che si simile dove tu compri un contenitore dove sono tutte mischiate. I gusti, un vomito, un caccole. alla no, Harry Potter. Esatto, tu devi scegliere. Ti eh. capita lo schifo. Oppure quella buona. Cioè, pensa che... Dalla prossima settimana caramelle in omaggio a Dai, dai. Quindi, dai, così, quindi que, penso che. Quella sia un'evoluzione di questo. Ecco, quindi, già Buono. che quando beccavi la caramella all'aglio era veramente eh. un alito. Anche se poi, oggi come oggi, nel, nel, dal 2000 in poi, l'aglio e la cipolla sono stati sdoganati nelle ehm, patatine, nelle cose, vedi? Ieri. Soprattutto nei pub irlandesi l'anello di questo te lo stavo per dire nel, ma, nei paesi anglosassoni che da mo è da eh. mo' che hanno la litofetecchia che meraviglia, certi begli odori e sapori nei pub. Però già qui su queste, in queste Legno, caramelle Pochette non... e, e aglio e cipolla. Sì, <ride> ma non se ne preoccupano. Non ci metterei la mano sul fuoco, insomma, sulla bontà di questa roba. Ma c'è di peggio, perché dopo qua ci cominciamo ad ammalare. Allora, questa pure mh, la, la penna che ti dava. Scossa. La penna che ti dava la scossa e che ti creava quel piccolo baffangù, cioè quando. E che, che... <ride> cazzo, ecco. però la no, cosa che invece. La... Eh, Ma la cosa che invece ti procurava veramente il bestemmione è questa che stiamo per vedere, secondo me. Eh? La cingomma, eh, bella bella bella, la cingomma con lo scaricarello, la molla, con la molla, la molla, Brooklyn. Oh, sì. Con la trappola per topi, beh, molto bella. Che c'è da dire a proposito di questa roba? Che quando tu compravi lo scherzo di carnevale, e quindi la cingomma con lo scaricarello, la trappola per topi. Tutti ormai la conoscevano, sapevano... Sì, che Sì, ma quella era chiaramente posticcia, era, era difficile posti. renderla credibile, ecco. me la ricordo pure io si riconoscevano. No, se ci mettevi intorno la carta Bravo! Delle... Bravo. Io l'ho fatto, la, la, Brooklyn. la carta delle Brooklyn. La Brooklyn. <ride> I più schillati prendevano... Poi oh, ragazzi, <ride> le... <ride> stiamo a parlare delle Brooklyn. Guarda. Eh, io, no, io ho comprato... Esistono <ride> ancora le Brooklyn. Sì, sì le ho comprate la settimana scorsa, ho comprato quelle più buone di tutte, quelle... Cinnamon. Cinnamon. Esatto. Cinnamon, Cinnamon erano le più buone esattamente <ride> esatto, al alla, alla cannella, buonissime come Sono cantavano gli O'Flaga di Scopa. Anche se eh, purtroppo il gusto nel 2024 della, della, no, dura 8 secondi, dopodiché ah, stai, cioè, però dura 8 secondi stai e dopo la, la, la devi sputare, e quindi utilizzavano, capito? Eh, Li truccavano, si nascondeva certo, perché certo. dopo bisognava altre cose. Qui, e qui, qui ti partiva il bestemmione, diciamo la verità, perché faceva male, eh, faceva male. queste cose invece. Ecco, e qua entriamo nella chimica. Ah, la, la fialetta puzzolente. Entriamo nella chimica, cioè tu entravi nell'autobus, fuori l'autobus non si poteva vedere. Una puzza, entravi dentro, dentro, non si poteva entrare. <ride> <ride> Una cosa schifosa, la fialetta puzzolente. E peggio della fialetta puzzolente, c'erano altre cose che magari non sono cruente, ma a lungo andare, vabbè, questa è un'altra. Ti Faccio notare solo questo: questa, il nome è bellissimo. Questa è una fialetta puzzolente che costa 23,95 Il nervino sì, però, però sta tra profumi e colonie, esatto. Tra profumi e colonie, no, eh, vabbè. Su... Ma poi il nome è fantastico. Potenti, Leggetelo tutto: potenti, oh. potenti odori di scorreggia, scherzi per adulti o bambini, scherzi di caca. Cioè, a bovagli questa cosa. Ma no? Che poi per adulti o bambini devi il bambino. Ma che ne sanno i mille? <ride> <ride> Comunque ti faccio notare... 23, 24 euro praticamente per comprare sta, pur, sta cosa. Apriamo un nuovo business, ci mettiamo... <ride> Ma approfondiamo il discorso sulla chimica. Non poteva mancare la polvere per starnutire. Uh, è vero. Che è una cosa... Poi dopo, io non so se qualcuno riesce a leggere meglio di me, polvere eh, starnuto... Sente dai prodotti non... Esente dei prodotti non consentiti, come? Ammessi come da decreto, sì, da non come, ammessi, da, come decreto, da decreto l'84 il decreto vietato eh, ai minori di 14 anni, cioè era pure una ah, roba. Io non so che cosa ci facevano respirare per divertirci a carnevale. Ed un'altra cosa, io certo che Dopo il covid, <ride> dopo di che non lo voglio spoiler, eccola trafoglio. qua la, polver la polvere del prurito. Noi, ci, noi, ci, noi giocavamo con l'antrace, cioè noi, noi ci è tiravamo vero. addosso. Bustate di antrace cioè, e, e siamo ancora vivi e ci vestivamo di fustagna si e grattava l'Eternit <ride> e si metteva dentro le bustine, Cioè, veramente? Era una meraviglia. Ma che cosa facevamo noi? Io, io non lo so. non lo so. Degli Highlander? E quindi qui siamo <ride> nella scala dei, dei, dei danni a lungo termine, invece poi ci sono <ride> i danni a breve termine, questo <ride> qua, cioè raga, il manganello e la clava. Che, il manganello e la clava venivano utilizzate, erano vuote all'inizio. Ma cosa facevate voi, truzzi? Li riempivate con, chiaro, con la sabbia, sabbia l'acqua, le, le peggio cose, quindi queste sono alcune. Sì, un sì. po' del cioè, mi sono ricordato che noi negli anni Ottanta, dal Giovedì Grassi, storia del ventennio, diciamo <ride> eh sì, sempre là eh, messo sempre il tarlo, la pezza. C abbiamo okay. una tradizione sul Manganello. Noi, su eh, vabbè, abbiamo una sì. tradizione. Ce lo devi dire a noi, allora. vabbè, anche oh il capo no! della polizia ci si chiamava del resto. Si chiama bravo, è vero. <ride> ma, noi, ma è giunto il momento invece di lasciare di sbrigliare il nostro Fabrizio.